a tutti i videoascoltatori d'Italia Medievale. Oggi presentiamo un bellissimo saggio appena pubblicato da Viella, dal titolo I tribunali mercantili nei comuni italiani. Giustizia, politica, economia nei secoli XII-XV di Elena Maccioni, che abbiamo il grande piacere di avere nostra ospite perché ci possa parlare di questo interessante volume. E quindi, come mia abitudine, io lascio subito a lei la parola perché ce ne narri i contenuti. Prego, Elena, a lei. Allora, buonasera, grazie mille dell'invito. Io sono molto onorata di poter presentare il mio libro. Allora, prima di entrare nel vivo di questo, del contenuto del volume, volevo partire un attimo da quelle che sono state poi le domande che sono venute prima della realizzazione del libro, ovvero perché io ho deciso che era importante indagare i tribunali mercantili, che prendono la forma di corporazioni mercantili molto spesso, e perché secondo me è importante avere anche un quadro generale, è diventato importante avere anche ormai un quadro generale di queste realtà che caratterizzano un po' tutto l'Italia centro-settentrionale, ma non solo l'Italia. Ecco, le domande sono venute un po' dal mio percorso, di ricerca anche precedente, che partiva un po' dall'interesse verso questo cosmo istituzionale, politico che costituisce un po' lo Stato, tra virgolette, tardo medievale, sia delle città, ma anche dei contesti signorili, dei regni. All'interno di questo cosmo mi interessava molto capire inizialmente il ruolo che i mercanti, le lobbies, tra virgolette, dei mercanti avevano avuto, nello sviluppo politico, istituzionale delle realtà cittadine e non solo. E per fare questo avevo iniziato a indagare un istituto giuridico che si chiama rappresaglia e che nel Medioevo ha un significato molto diverso da quello che assume nel linguaggio comune contemporaneo, ed era effettivamente un istituto giuridico normato, comune a gran parte delle città, dei regni del Mediterraneo e dell'Europa intera, e che era nato, serviva sostanzialmente per dirimere delle controversie nate in contesto mercantile, marittimo, quindi per risolvere atti di pirateria, furti, ma anche debiti non pagati, applicazioni fiscali ritenute ingiuste. Quindi era un sistema di risoluzione un po' violento per i nostri canoni, che serviva però a risolvere delle questioni in mancanza di organi sovrastatali che risolvessero queste controversie. E studiando queste rappresaglie mi sono resa conto che a un certo punto, e in determinati contesti, i tribunali mercantili, che erano anche delle corporazioni, molto spesso rivestivano un ruolo molto importante, perché queste rappresaglie, la risoluzione di queste contese internazionali di tipo mercantile, erano importanti per gli organi politici centrali, possiamo dire, perché rivestivano un'importanza diplomatica, relativa alla politica internazionale, alle relazioni internazionali, sia un'importanza per ciò che riguarda, possiamo dire, la salute dei commerci. Quindi ho iniziato a interessarmi di questi tribunali mercantili e ho scoperto che di questi tribunali mercantili si erano un po' occupati gli eruditi della fine dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento, però soprattutto sul piano, possiamo dire, giuridico-istituzionale, perché questi tribunali di fatto avevano lasciato, o hanno lasciato in gran parte, solo una documentazione di tipo statutaria, cioè le norme, le raccolte delle norme, e quindi erano stati indagati all'inizio del Novecento con questo impianto istituzionale. Poi, la storiografia e gli storici si sono quasi completamente disinteressati di questo tema, per varie ragioni che io dico nell'introduzione, espongo nell'introduzione del libro,
E poi ha iniziato a interessarsi di nuovo di questa faccenda uno storico delle istituzioni molto importante italiano che si chiama Mario Ascheri. E lui ha ripreso un po' il tema insieme a tanti altri studiosi suoi contemporanei, diciamo come Patrizia Mainoni, Varanini, però realtà singole, ovvero per Siena, per Verona, per Milano, per Cremona, e nessuno aveva ancora, cioè, questo libro, insomma, infatti, vuole risolvere, diciamo, questo vuoto, cioè fare, diciamo, un discorso generale intorno a queste istituzioni, a queste corporazioni che effettivamente accomunano tutte le realtà cittadine italiane, e non solo, che hanno avuto una qualche ruolo di tipo economico, manifatturiero, a partire dal XII secolo fino al XV secolo. E quindi questo libro, insomma, raccoglie un po', vuole fare un discorso complessivo, prendendo in esame varie tipologie di tribunale e corporazioni che, diciamo, abbiamo avuto nell'Italia centro-settentrionale. E quindi il libro è un libro tripartito, nel senso che io mi sono basata anche su questo, diciamo, primo abbozzo di categorizzazione tipologica che aveva fatto Mario Ascheri, e quindi io ho diviso il libro in tre parti. La prima parte riguarda le città, come dire, a fortissima vocazione marittima, e in particolare due, ovvero Genova e Venezia, che hanno una storia, delle caratteristiche istituzionali molto diverse, però hanno una vocazione comune, che è quella marittima, sia a Genova che a Venezia. Tutte le istituzioni, possiamo dire, e la società intera era indirizzata verso il mare, e i tribunali mercantili assumono una forma per quanto diversa nelle due città, ma con delle caratteristiche simili. La seconda parte è invece dedicata alla pianura padana, una pianura padana allargata, cioè nel senso proprio territoriale del termine, quindi che comprende città emiliane, lombarde, venete. È una realtà che ha in comune, possiamo dire, che tantissimi elementi. Sono delle città che molto precoci nello sviluppo delle prime istituzioni comunali e di un commercio che si sviluppa lungo questo reticolato fluviale, che ovviamente non soltanto era utile per scambiare merci, ma anche per scambiare idee, modelli istituzionali, modelli politici. La terza parte invece è dedicata alla realtà toscana, che forse è stata quella più studiata, quella più nota, e in particolare io prendo in esame tre modelli, che sono quello di Siena, quello di Firenze e quello di Pisa, che è molto originale e che si colloca anche tipologicamente un po' a metà fra la città marittima, molto precoce, e la città manifatturiera, quindi diciamo, una struttura corporativa molto forte. Infatti, diciamo, ciò che differenzia maggiormente, possiamo dire, le città padane, quelle toscane, dalle città a forte vocazione marittima, in particolare Genova e Venezia, è che a Genova e Venezia diciamo, la struttura corporativa è debole, e infatti in queste città i tribunali mercantili sono uffici, possiamo dire, e quindi hanno questa caratteristica pubblica molto molto evidente, e la loro importanza sul piano politico è estremamente inferiore rispetto invece al ruolo politico che hanno rivestito questi tribunali, queste corporazioni, sia nella pianura padana che in Toscana. E, ovviamente secondo tempistiche diverse, però diciamo che sia in pianura padana che in Toscana, soprattutto durante il periodo podestarile, dell'emergere anche dei governi di popolo, questi tribunali, queste corporazioni divennero
secondo gradi diversi, però divennero, diciamo, delle istituzioni grimaldello, possiamo dire, per l'emergere o per il sostegno dei governi, di certi governi di popolo, soprattutto del secondo popolo, ad esempio in Toscana, e addirittura per l'emergere di poteri signorili locali. E questo avvenne ad esempio a Piacenza, a Verona. Quello che succede successivamente a questa fase duecentesca, davvero molto interessante, è che fra la fine del 200 e il 300 e il 400, ovviamente cambia sostanzialmente il contesto socio-economico, cambia il contesto istituzionale e quindi cambia anche il ruolo che questi tribunali, queste corporazioni hanno da un punto di vista politico. E ad esempio nello Stato milanese visconteo inizia, ma anche a Firenze, lo vediamo tra poco, iniziano ad avere, come dire, partono come corporazioni, quindi in difesa di una ristretta elite economica, mercantile, bancaria, per trasformarsi in ufficio dello Stato con dei compiti più tecnici. E questo non perché sostanzialmente queste elite commerciali mercantili avessero perso, come dire, appeal o potere o avessero proprio il contrario, nel senso che non erano più necessarie, perché in molti di questi contesti, come ad esempio quello fiorentino, i grandi mercanti governano la città a quel punto in maniera, possiamo dire, incontrastata. Mentre invece nel caso milanese, diciamo, l'importanza, diciamo, possiamo dire, non tanto il declassamento, ma il ricollocamento del tribunale come mero ufficio dello Stato, avviene perché i mercanti, perché il contesto è molto diverso rispetto a quello di una città come benché allargata, come Firenze, ma perché i mercanti trovano altri canali di conversazione e di negoziazione con il signore che appunto sono i visconti, ecco. E quindi in definitiva dal volume emerge che esistono fondamentalmente due grandi modelli, che è quello, diciamo, il primo, possiamo dire, più semplice, diciamo, da definire, che è forse quello delle città marittime, dove effettivamente questi tribunali non assunsero mai la forma della corporazione, quindi del corpo di potere che preme, ed è anche diciamo, un mezzo attraverso il quale una parte della cittadinanza vede riconosciute la propria eminenza economica, sociale, politica, che è appunto, diciamo, il modello dell'ufficio dello Stato tipico delle città completamente votate al commercio marittimo. E dall'altra il modello invece delle città più corporative, che però assumono a loro volta, vanno differenziati, diciamo, quindi un modello più padano, un modello più toscano, dove contano anche, diciamo, le evoluzioni, le caratteristiche socio-economiche delle diverse città e la loro storia istituzionale, diverso. Il caso, diciamo, Milano e Piacenza hanno delle storie diverse, sebbene, e Verona e Milano allo stesso modo hanno delle storie diverse, sebbene, insomma, in tutte queste città si svilupparono dei tribunali mercantili per certi versi simili. Ancora diverso e ancora più articolato forse è il discorso per la Toscana, dove ad esempio abbiamo, e qui chiudo, un caso particolare come quello di Pisa, che appunto è una città di porto, quindi ha le caratteristiche delle città marittime, molto precoce, ma è anche una città fluviale, è anche una città che ha un contado ed è anche una città che produce manifattura tessile, cuoio, e quindi una città con delle corporazioni forti. E quindi si trova, è un po' un modello a metà strada fra quello delle città marittime e quello delle città dell'entroterra, possiamo dire, come Firenze o Siena. E anche qua, anche nel contesto pisano,
Questi mercanzie che lì prendono il nome di ordines ebbero effettivamente nel 200 un'importanza cruciale nei processi di maturazione dei governi di popolo. E con questo, diciamo, concludo la presentazione, il riassunto del volume. Grazie. È davvero interessante, perché mostra un'Italia intanto molto vivace e anche un periodo di grande espansione, quindi gli aspetti commerciali e le normative che riguardano il viaggiare delle merci e non solo delle merci, ma anche degli uomini, si va definendo in maniera sempre più organica. Quindi è un libro che bisogna assolutamente correre ad acquistare, e per questo io ricordo il titolo, che è I tribunali mercantili nei comuni italiani, giustizia, politica e economia nei secoli XII-XV, appena pubblicato da Viella e presentato qui da Elena Maccioni, che è l'autrice, che ringrazio davvero tanto per questa esposizione. E a tutti voi ricordo di continuare a seguirci sul nostro canale YouTube, dove troverete tutte le video presentazioni realizzate fino ad oggi. Grazie ancora, Elena. Grazie, grazie a lei e grazie allo spazio che avete dato, deciso di dare al mio volume.